Radio Esercito presenta Radio Chat. Personaggi famosi ai microfoni di Radio Esercito. Radio Chat. Solo su Radio Esercito. Bentornati su Radio Esercito, oggi per Radio Chat in compagnia di Manuel e Giulia, già sono molto emozionato, produttrice discografica di successo, talent scout dal fiuto infallibile, dal volto televisivo oramai popolarissimo, mi sento già sotto esame. Ma aspetta, perché secondo me forse a fine della nostra chiacchierata riceveremo un voto, ma perché? Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando della donna più rock della musica italiana, Mara Maionchi, che è qui con noi, buongiorno! Buongiorno, sono Mara Maionchi, vi risponderò alle domande, sono assolutamente, cercherò di essere il più precisa possibile, anche onesta, si fa per dire, quindi iniziamo. Siete bravi voi? O per me no? Guarda, brava, allora aspettiamo proprio questo, partiamo già con un piede così col dubbio. Mara, partiamo con una nota un pochino più dolente, sappiamo che lo scorso autunno sei stata colpita dal Covid e sei stata anche ricoverata. Oggi vogliamo sapere come stai e che ti senti di raccontare di quei momenti. Allora guarda, io oggi fortunatamente sto bene, però i momenti brutti, perché devo dirti che la malattia ti rintrona un po', io non so se è l'età e devo dire non avevo la sensazione di essere così spaventata, però lo sono stata poi quando in ospedale ho visto veramente un problema enorme con gente ricoverata, gente che non ci stava nel proprio letto, guarda, molto brutto, una sensazione orrenda che purtroppo vedo che si sta ripetendo. E che devo fare? Non ho avuto paura, però insomma certamente quando hai un po' di difficoltà a respirare eccetera ti senti subito in panico, questo non c'è dubbio, ho avuto anche l'ossigeno per naso, va bene, niente di drammatico, però insomma è una brutta esperienza, speriamo di non ripeterla perché qui non si sa bene come la succede, è una situazione molto molto tragica. Ci dispiace molto innanzitutto che ti sei purtroppo contagiata anche te, ma siamo molto contenti che oggi stai bene. Possiamo dire che purtroppo può essere da lezione per chi non l'ha vissuta in prima persona vedere quello che appunto purtroppo chi ne è stato invece vittima, no? Cioè, sì, ma non c'è dubbio che non ti puoi rendere conto se non la vivi, devo essere sincera, non è che faccio per difendere coloro che hanno dei dubbi, ma la verità è che se uno non ci capita e non capita negli ospedali quando sono così sovraccarichi non ha l'idea di quello che può essere, veramente non ce l'avevo neanch'io, mi sono trovata lì, ho capito molte cose che avevo chiaramente dei dubbi o delle perplessità, perché veramente imbarazzante, ti frastuona, capito? Rimani come se ci fosse un grande evento che non fa stare calmo niente, la situazione diventa veramente irrespirabile. E allora adesso però vogliamo cambiare argomento, torniamo al tuo pane quotidiano, se così mi posso permettere di dire, cioè la musica. Tu hai seminato tantissimi giovani, a qualcuno hai detto per me no, ad altri invece hai dato una possibilità. Allora mi sono chiesta, ma secondo te Mara cosa vede, cosa cerca in coloro che ha davanti durante un'esibizione? Guarda, in linea di massima non cerco niente, aspetto che arrivi qualcosa di diverso, perché sai, non è che io cerco un'idea già prevista per un artista o per una comunicazione, io mi metto lì, ascolto, sto attenta e quando arriva un messaggio dall'artista stesso, il modo di cantare, l'idea della scrittura eccetera eccetera, io recepisco e acquisisco, capito? Cioè è l'artista che mi comunica quello che stavo cercando o quello che mi piace, non sono io che cerco qualcosa già previsto, è l'artista che mi comunica la sua arte. E allora ti voglio anche chiedere, secondo te adesso la musica come sta? La musica è cambiata per l'uso della musica, adesso ci sono tanti mezzi per ascoltarla e tanti mezzi per farla. Certamente è cambiata, c'è un modo di esprimersi in maniera differente, è più casalinga di una volta dove veniva la struttura, la composizione. L'espressione artistica, parlo degli arrangiamenti eccetera, in situazioni più economiche costose. Oggi la musica arriva di primo acchito in maniera più
digitale. I ragazzi col computer hanno delle possibilità enormi, quindi si arrangiano molto da soli. Insomma, è tutto cambiato. I dischi praticamente sono, non esistono più, la musica si fluisce in altro modo. Questa è una realtà. Voglio prendere come, voglio prendere come esempio due artisti che hai tirato su, diciamo che hai scoperto, Tiziano Ferro e Gianna Nannini, che oggi insomma anche Mango, anche Mango, ecco, e molti altri. Abbiamo selezionato questi due. Hanno una dimensione oramai internazionale, oltre ad aver venduto milioni di dischi. Ma quando te li sei trovati lì per la prima volta di fronte, hai capito subito che sarebbero stati due colonne della musica italiana, oppure c'erano dei dubbi? No, questo non sapevo come si svolgeva il futuro, sapevo solo che tutte e due avevano delle timbriche particolari, e anche a questo punto ti aggiungo Mango, che anche lui aveva una vocalità assolutamente unica, Mango, ma anche la Gianna, questa timbrica, questa particolarità, questa aggressione nel cantare, e Ferro, questa timbrica bellissima e con delle possibilità enormi, aveva... E poi aveva grande voglia, aveva 20 anni e una voglia incredibile. Lavorava sul computer, faceva tanti provini, tanti sono stati scartati e tanti invece, e poi alcuni, quando abbiamo capito che aveva capito come si struttura una canzone per arrivare, e poi è partito il primo disco. E la Gianna è grande vocalità, grande impeto, per cui aveva fatica a fare un riassunto della sua arte, e Michelangelo Romano, che era un produttore romano di Venditti, l'ha aiutata a mettere insieme i pezzi, e devo dire è stato poi il primo disco America, per cui devo dire che quello che mi ha colpito sono delle parti della loro situazione, quindi la timbrica, il colore della voce, che è importante, perché tutti e tre, se tu noti, hanno delle vocalità particolarissime. E questo ha fatto la differenza. Poi si è lavorato sul prodotto disco. Di certo sono tre artisti che si sono messi in gioco quando hanno visto qualcuno che ha creduto in loro. E allora voglio parlare proprio di questo mettersi in gioco, perché tu sei approdata in televisione, diciamo, tardi, no? Rispetto magari... tardi. Ma avresti mai... Ti ringrazio per il tardi. Ma infatti, ma... scusa, non si chiede, non di si chiede. Ma quanti anni avevi quando hai iniziato la televisione? Questo dunque, ne avevo, sai che non mi ricordo, dunque 13 anni fa ne avevo 67. Beh, vabbè, però... tra un po' ne ho 80, fra un mese ne compio 80. L'abbiamo letto, l'abbiamo letto su Instagram, perché abbiamo un po' spulciato, ma proprio per questo avresti mai pensato che la televisione sarebbe stata poi così importante e presente nella tua vita anche professionale? No, devo dirti la verità, assolutamente no. Io ho partecipato a dei provini, perché devi sapere che X Factor, io ho iniziato con X Factor, è una produzione della Sony, della Sony Music, e che Simon Cowell è un produttore loro. Che cosa è successo? Che uno degli impiegati, mio amico della produzione, mi telefonò e mi disse: guarda, faranno un provino per questo programma inglese, intanto ti mando il programma. Mi mandò il registratore del programma inglese, devo dire lo trovai fortissimo. Andammo tutti a fare dei provini discografici, agenti, molto divertente questo provino. Eravamo io e Morgan, ovviamente non c'era la Simona, perché Simona era già un affermata personaggio televisivo. Facemmo questi provini e Gori, che adesso fa il sindaco a Bergamo, ci scelse per fare con Simona questo programma. È tutto nato così, tutto per caso. E poi sei arrivata anche a Italia's Got Talent. Io per esempio così come X Factor, ho conosciuto una Mara Maionchi che prima non conoscevo. Cioè era un po' un'icona appunto della musica, della discografia, quindi mi aspettavo una determinata impostazione. Poi piano piano invece è venuta fuori questo tuo lato molto divertente, molto anche quella, la parte di mettersi in gioco. Ho visto ultimamente una delle puntate dove ti hanno presa come, purtroppo, in una prova coi serpenti. Sappiamo la tua paura appunto per i serpenti. No, la prova coi serpenti lì è stata tosta. Fuori dai piedi. Sì, ma stai. No, perché il mio timore non era quello di vedere il serpente da lontano, che insomma avrei forse sopportato, ma ho temuto che le persone che mi facevano facevano vedere i serpenti, poi si fossero aggiunte al tavolo per farci toccare l'animale, perché in effetti stranamente a tutti quei
quello che in linea di massima pensa tutto che il cervello è viscido, non è vero che è viscido, è solo freddissimo. Per cui nel timore che si avvicinasse al tavolo con la creatura, io ho fatto una fuga incredibile. Ho visto, sì, la è vista. Certo. Senti, non potevo pensare che. Dimmi. Abbiamo anche visto sui social il tuo profilo Instagram. Ho visto che hai chiesto anche scusa per aver cantato nel promo di Amazon Prime, ma anche raccontato una breve e triste storia. E lì infatti con Manuel abbiamo riso per questo povero tacchino che era rimasto al centro di questo tavolo, sì, e tu col cameriere. Quindi comunque no, sei non anche me lo voleva dare il cuoco, non me lo voleva dare perché insomma col dito puntato sopra era grande come me il tacchino, voglio dire, non c'erano dubbi che non gli chiedevo un'altra cosa. Ma così si vede che non pronunciavo bene il tacchino in inglese, per cui mi voleva punire non dandomelo, e più mi sono arrabbiato, mi è andata a farsi friggere lui il tacchino e tutto. Quindi insomma ho mangiato un'altra. Sei social? Com'è? Sei social? Sì. Sei entrata anche nel mondo dei social, TikTok? Beh, mi fa curiosità perché mi interessa tutto quello che riguarda i giovani, perché in effetti io non è che sono... parteciperò relativamente, ma almeno conoscere cosa fanno, come si comunica con Emmett, quello mi è interessato sicuramente, sì, perché no, fa parte della nostra epoca. Mara, hai fatto un po' di tutto, perché lo possiamo, sì, dire, musica, discografia, poi in tarda, cioè insomma un po' più in là con l'età, in tarda televisione. Età, puoi dirlo, non mi offendo, è la verità. Beh, sai, non si dice, capito, volevo essere un si po' dice, più elegante. Si dice, perché non si dice, non ci mica niente di male, non ho fatto niente di male a guadagnarmi tutti questi anni. Allora, visto questa età, cosa farai nel futuro? Questo a saperlo, se il futuro resiste, non te lo so dire, se non resiste, non so, mi penserò eternamente. Ma Rudy Zerbi, che abbiamo intervistato, ci ha detto che vorrebbe aprire una gelateria con te. Beh, voglio dire, sì, il problema è stare in piedi tutti i giorni, a una certa età si fa fatica, soprattutto quando non si è abituati. Non so perché la gelateria, In cassa, tu in cassa e lui serve. Brava, mi dice, vedi, mi hai dato un'idea, brava, bravissima, ti terrò in considerazione. No, poi volevamo anche farti complimenti per il tuo libro che sappiamo hai scritto appunto a quattro mani, diciamo così, con Rudy, sì, Zerbi, sui nostri. Perché abbiamo avuto quasi la stessa storia io e Rudy, anche lui era un discografico importante della Sony. Per cui CBS, per cui abbiamo avuto un po' di strada insieme nella discografia e poi nella televisione, per cui ci siamo messi lì un giorno ridendo e abbiamo fatto questo libro. Che bella questa intesa, un libro, mi piace. Sì, un libro sui no che fanno bene e che delle volte servono nella vita, no? Sì, se tu capisci perché no. E se non pensi che uno te l'ha detto solo per farti dispetto, è difficile che tu capisca. Ma se interpreti il no come una posizione di perché mi ha detto di no, perché non sono pronto, perché non ho studiato abbastanza, perché non sono particolare, se tu hai esami il no, vedrai che anche tu sarai sull'idea che forse male non ti ha fatto e magari ti dà la possibilità di chiarirti, di correggerti, di cercare una strada diversa, perché se questa non è stata capita, come mai non mi sono espresso bene? Cioè, non dico addossarsi delle colpe, per carità, ma le motivazioni perché c'è stato quel no. Perché nessuno di noi ha motivo obiettivamente di dire di no a qualcun altro se non c'è una cosa oggettiva, no? Sì, se non c'è da migliorare. Una cosa che effettivamente ha bisogno di correzione, ecco. Mara, allora approfitto. Ecco. Come siamo andati io e Giulia? Beh, insomma, adesso non esageriamo. Per me è ni, le fine no, va bene. Bene, ci siamo quasi. Avete delle speranze. Bene, grazie, un 50%. E vediamo allora. Proverò allora a cantare, magari mi viene meglio. Oh mamma mia, come canti? Di la verità. Malissimo, mi dispiace, malissimo. Ah, come me, anch'io malissimo. Ho chiesto scusa giustamente, io sono una pippa pazzesca, ma mi riconosco che sono una pippa, però non sono capace di correggermi, per quello che dico è molto difficile correggerci se sei stonato di natura. E allora Mara, facciamo ascoltare una canzone ai nostri ascoltatori di qualche cantante che lo sa fare molto meglio di me, di te. Sì. Quale canzone vuoi scegliere? Mi piacerebbe molto una canzone che io amo quasi sopra tutte le altre, che è di John Lennon. Ma sai che vedi il rincoglionimento che è vero, è vero.
Non c'è problema. Tanto, ma per favore, tanto se me la tagliamo questo pezzetto, quindi non, c'è problema. Non c'è problema. No, non tagliatelo, lasciatelo pure. Vabbè. Il ricollimento non c'è mica niente di male. Devo dire che succede anche a persone molto più giovani. Sì. E la canzone noi, è Imaging. Dammi il titolo di John Lennon, la più fatta da solo, non Imaging, no, non è quella. Beh, bravo, vedi il ricoglionimento, Imaging, che è una canzone, vedi il ricoglionimento, perché si vede che il cervello ogni tanto si ceppa. Giorma, succede a tutti, non ti preoccupare. Ringraziamo allora Mara Maionchi per essere stata ai microfoni di Radio Esercito. Grazie Mara. E ascoltiamoci questa bellissima... perché no. volevo ringraziare tutto l'esercito che sta facendo tanto in questa pandemia, per cui grazie a tutti e della vostra generosità. Grazie Mara. Grazie ancora e buon ascolto. È stato un piacere. Radio Chat. Solo su Radio Esercito.